abbiamo svolto diverse attività formative su, su vari temi inerenti alla nostra, al nostro corso formativo, come nozioni sul piano regolatorio, un progetto di un'abitazione familiare, delle visioni su cantieri, abbiamo svolto delle visure, abbiamo preso nozioni su edilizia telematica. Inoltre abbiamo svolto un lavoro di archiviazione di pratiche edilizie. Penso che sia stata una buona, un buon progetto questo fatto dall'Istituto Filangieri, perché dà l'opportunità a tanti giovani di apprendere cose diverse dalle cose che si apprendono a scuola. C'è più pratica e si capisce meglio qual è il lavoro che si andrà a svolgere un domani. È un'esperienza molto importante in quanto i ragazzi vengono a contatto con il lavoro, visto che a scuola diciamo fanno solo la parte teorica. Io pure ho fatto il geometra, diciamo queste possibilità non le ho avute, quindi penso che sia una cosa molto importante anche per il futuro e per altri ragazzi che potrebbero fare la stessa esperienza. Quotidianamente ci occupiamo di registrare pratiche edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, scie, die e così dicendo. Oltre a questo ci siamo recati sui cantieri di lavoro per controllare appunto la regolarità. In questo periodo ad Amendolara nell'ufficio tecnico ci siamo trovate molto bene anche con l'architetto Rocco Tucci, infatti in quanto abbiamo approfondito argomenti già trattati a scuola. Speriamo infatti che negli anni successivi i ragazzi delle altre classi appunto si trovino bene come anche noi ci siamo trovati bene. Il rapporto con gli studenti che sono stati dislocati presso il mio ufficio non possono che essere stati ottimi e della massima diciamo collaborazione, perché si sono dimostrate veramente curiose, attente, impegnate. Abbiamo cercato di concentrare l'attenzione appunto su quelli che saranno poi i futuri rapporti professionali della figura tecnica del geometra con l'istituzione amministrativa. Abbiamo registrato diciamo un incremento dell'attività, della piccola attività, quindi a carico appunto dei geometri, almeno di 10 volte rispetto al passato, perché si fa sempre più ricorso alla manutenzione straordinaria, a piccoli interventi, interventi modesti. Per cui questo richiede però da parte del libero professionista una conoscenza più che oltre che tecnica, anche amministrativa, e di conseguenza avere un contatto, prendere conoscenza della normativa che interessa un'attività edilizia a 360 gradi è stato diciamo il fulcro, il centrale dell'attività svolta in questo periodo. Personalmente, ma anche a nome dell'amministrazione comunale, non posso che ritenermi fortemente soddisfatto per questa iniziativa. La nostra speranza, perché io credo molto in questi progetti, è quello che possa essere poi esteso anche ad altri studenti. Dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso fatta sempre qui all'Ozium, il Filangieri quest'anno si ripropone con ragazze nuove, con studenti nuovi, con tirocinanti nuovi, ad affrontare un secondo anno di esperienza scuola-lavoro. Ho fatto questa esperienza di reception
mi sono trovata abbastanza bene anche nel confronto con le persone. È stato molto utile questo stage anche per lavori futuri. Abbiamo passato un mese intenso. E mi preme sottolineare in questo momento che il Filanciere, devo prendere atto che è l'unica scuola sul territorio dell'Alto Ionio Cosentino a promuovere queste attività, questi progetti scuola-lavoro. E grazie al dirigente scolastico, professoressa Clara Latronico, che ha aperto la scuola al mondo esterno, la scuola l'ha portata a contatto col territorio direttamente con i suoi alunni, con i suoi allievi. Ho seguito nel loro lavoro questi ragazzi, interagendo molto con i gestori della struttura, e vi ripeto che tutti i gestori sono stati contenti del lavoro che hanno fatto, sia con il rapporto con la clientela, sia proprio come lavoro fuori dalla scuola, perché una cosa è stare tra i banchi, una cosa è vivere la realtà di lavoro. Allora, con le ragazze ci siamo trovati molto bene. Sono molto brave, sanno lavorare bene, parlano molto bene con i clienti, con noi, con il personale fisso qui della struttura si sono comportate molto bene, sono molto educate. E in struttura sono servite molto, questo bisogna dire la verità, ci hanno aiutato molto anche durante gli arrivi. Sono ragazze che sanno fare il loro lavoro. Il Filangeri andare preso questo progetto per me è stata una cosa molto fondamentale, perché ha dato l'opportunità a noi giovani di poter frequentare nuove aziende e nuovi modi di lavoro. Noi per questo è stata la prima esperienza che abbiamo avuto ed è stata molto importante, perché abbiamo avuto la possibilità di poter restare nel nostro territorio.